Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro giornale. E di nuovo allarme per l'inquinamento da cromo esavalente in zona Fraschetta a Spinetta in Alessandria. Dopo le ultime analisi, il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, che è responsabile della salute pubblica, ha chiesto all'ARPA un incontro ufficiale per capire meglio come mai a Spinetta Marengo l'inquinamento da cromo 6 è aumentato. Anche se non è stata superata la soglia che definisce la potabilità dell'acqua che esce dai rubinetti, è comunque preoccupante il livello di inquinamento che riguarda la falda acquifera. L'allarme arriva dagli ultimi rilevamenti sui pozzi della zona, dove in alcuni casi sono stati registrati superamenti delle concentrazioni di soglia contaminazione relativi al cromo esavalente. E restiamo ancora in Consiglio Comunale, dove ieri sera c'è stata una movimentata seduta del Consiglio Comunale di Alessandria, dove fra l'altro in mezzo a interpellanza e discussione si è dovuto da fare per il sindaco con la protesta di una rappresentanza del coordinamento di Alessandria, che ha manifestato, come vedete, con cartelli e cerotti sulla bocca per mantenere alta l'attenzione dell'amministrazione comunale sul fronte delle tasse. Una volta che il Presidente del Consiglio di Comazione ha richiamato all'ordine i rappresentanti del movimento, nato in seguito alla protesta dei forconi, i lavori sono proseguiti con le interpellanze del Presidente del gruppo PD e PDL per Carlo Fabio su un presunto caso di discriminazione avvenuto all'ATM. Ed ora andiamo a vedere in Regione che cosa sta succedendo. Dopo aver presentato ricorso al Consiglio di Stato, Roberto Cota chiede al Consiglio regionale di approvare entro fine mese il bilancio, rinunciando in questo modo agli emendamenti. Il PD però dichiara di non voler far sconti su una materia cruciale come il welfare. Vediamo il servizio di Carla Ruffino. Avanti tutta con il bilancio da approvare entro il 31 gennaio, con la richiesta a maggioranza e opposizione di ritirare tutti gli emendamenti. E la strategia adottata dal governatore Cota, che dopo aver presentato ricorso al Consiglio di Stato contro l'annullamento delle elezioni, ora spera nella sospensiva per poter tornare a governare a pieni poteri. La prossima settimana, appunto, a Palazzo Lascaris riprende la discussione su legge finanziaria e di bilancio, ma la sensazione è che ognuno proceda in ordine sparso. Il capogruppo della Lega, Mario Carossa, conferma di non essere disposto a firmare un bilancio su cui pesa il giudizio negativo dei revisori dei conti, e l'assessore Gilberto Pichetto invierà in giornata la sua proposta di modifica, sottoponendola nuovamente al giudizio dei revisori. Il Partito Democratico, pur deciso a non fare ostruzionismo, non intende nemmeno fare sconti su capitoli cruciali come il welfare. Non ci può chiedere, fa sapere il capogruppo Aldo Reschigna, di ritirare ogni emendamento rinunciando alla nostra funzione di controllo e di proposta, anche perché, aggiunge, ci sono alcune questioni che non possiamo accettare così come vengono proposte. Intanto, mercoledì la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale si riunirà per decidere sulla decadenza di Michele Giovine, sollecitata dai radicali, e il diretto interessato, condannato in via definitiva per firme false, ha presentato a sua volta ricorso, a fianco a quello di Cota, contro la decisione del TAR sulla nullità delle elezioni. In questo scenario il tessuto imprenditoriale lancia segnali di impazienza. Rete Imprese Piemonte ha diffuso ieri una nota chiedendo alla Regione di superare l'impasse, abbandonando ogni forma di personalismo e rinunciando a piccole e grandi rivalse, e ricordando che le priorità sono l'approvazione del bilancio 2014 e i fondi europei. Il prossimo 15 di aprile, davanti ai giudici di Torino, si terrà, dopo 10 anni di attesa, il processo d'appello per il deragliamento ferroviario avvenuto il 16 aprile del 2004 a Seravalle Scrivia. Ce ne parla Ivan Camagna. Il 16 maggio 2004 all'Ivarna di Seravalle Scrivia deragliò il treno Livorno-Torino, causando la morte di una passeggera, la torinese 67enne Edda Di Maio, 39 feriti, la distruzione di una casa, gravissimi danni. Il 16 giugno 2008 il tribunale condannò a complessivi 11 anni 8 mesi 4 fra manager e tecnici RIF e il titolare dell'impresa che eseguiva lavori di rinnovamento e risanamento
del tronco Alessandria 4, imputati di disastro ferroviario e omicidio colposo. A quasi 10 anni dall'incidente, a circa 6 dalla sentenza di primo grado, è fissato a Torino, 15 aprile, il processo d'appello, ma la mannaia della prescrizione è destinata a calare sull'accusa di omicidio colposo. A essere condannati furono Mario Salvatore Nicolini, capo unità territoriale Genova Nodo, Andrea Barsotti, direttore dei lavori, 2 anni e 6 mesi ciascuno, Carlo Alberto Tobaldi, responsabile direzione compartimentale, Giampiero Parodi, capo reparto infrastrutture, 2 anni ciascuno, Enrico Valditerra di Novi Liguri, amministratore unico dell'omonima società, 1 anno e 8 mesi. Secondo l'accusa, il treno deragliò per una serie di omissioni, in primis il mancato pretensionamento del binario su cui erano in corso lavori, operazione indispensabile prima della regolazione finale per evitare dilatazioni dell'acciaio in caso di sbalzi termici. Quel giorno faceva molto caldo. Prosegue sempre il Tribunale di Alessandria il processo per l'alluvione della tangenziale di Alessandria, alluvione venuta il 28 aprile del 2009. Il Tribunale ha deciso di estromettere dal dibattimento l'ANAS, l'AIPO e l'impresa impegnata nei lavori per la costruzione della tangenziale. Vediamo e sentiamo il perché. ANAS, AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Po e la ditta impresa impegnata nei lavori per costruire la tangenziale di Alessandria sono stati estromessi dalla causa penale per i danni cagionati alle cascine Isolette e Mezzano dall'esondazione del Tanaro del 28 aprile 2009. È stato deciso all'udienza preliminare rinviata al 2 aprile a 4 tecnici accusati di inondazione. Sono Carmine Testa, direttore dei lavori della tangenziale per conto di ANAS fra luglio 2003 e marzo 2008, Andrea Vallone, direttore del cantiere fra maggio 2003 e settembre 2006, Paolo Della Rotta, direttore tecnico dei lavori, Bruno Brunetti, direttore AIPO. Per l'accusa cagionarono l'inondazione delle aree periferiche del quartiere Orti, specie dei terreni tra la tangenziale e l'area aeroportuale, perché per costruire la tangenziale fu tagliato l'argine del canale Carlo Alberto sulla sponda destra col proposito di ricostruirlo come avvenne dopo aver realizzato l'impalcato del viadotto. Ma i piloni non erano elevati abbastanza, non si poté eseguire l'opera di compattazione dell'argine e quando arrivò la piena la protezione si frantumò sotto il peso dell'acqua che invase le due cascine. I quattro dicono invece che l'acqua del fiume scavalcò l'argine anziché romperlo. Al di là del fronte giudiziario, il proprietario della cascina Isoletta dice che il pericolo di inondazione in caso di piogge violente c'è sempre, addirittura oggi più che allora. Cala leggermente il consumo di droghe in Piemonte, ma cresce la preoccupazione per le nuove sostanze stupefacenti. E quanto è emerso dal piano di lotta del Dipartimento delle Politiche Antidroga, presentato nei giorni scorsi al centro antidoping di Orbassano, in provincia di Torino, che fa il punto sull'intera regione. Vediamo. È calato nel 2012 e nel primo semestre del 2013 il consumo di sostanze stupefacenti in Piemonte, anche se considerando la fascia di età compresa fra i 15 e i 19 anni, il ricorso alle droghe è leggermente aumentato. Lo dicono i dati del Dipartimento delle Politiche Antidroga, ricavati dalle analisi delle acque reflue della città di Torino, che sono stati presentati al Centro Antidoping di Orbassano insieme al nuovo Piano Nazionale di Lotta alle Sostanze Psicoattive. Sì, perché è sede le droghe tradizionali, si sa tutto o quasi, il mercato delle nuove sostanze è in forte evoluzione e merita di essere approfondito. I dati epidemiologici dimostrano che quasi un giovane su 4 fa uso di stupefacenti. La droga più consumata è la cannabis, soprattutto per via della forte promozione online e della possibilità di trovare su internet tutte le indicazioni per la coltivazione domestica. Resta stabile il consumo di cocaina, mentre considerando l'intera popolazione cala il ricorso alla cannabis e all'eroina.
Sono oltre 34.000 invece i consumatori di sostanze diverse come le smart drugs e le altre sostanze sintetiche. Ed è proprio su questo mercato che si concentrano oggi le attenzioni maggiori di studiosi ed esperti. La pericolosità è data dal fatto che sempre meno lo stesso soggetto consumatore sa che cosa sta consumando, perché nella molteplicità dell'offerta evidentemente non è un mercato noto, quindi il consumatore di sostanze stupefacenti deve sapere che chi gestisce le sostanze che egli assume è la malavita organizzata, e quindi non fa alcuno scrupolo di qualità, di verosimiglianza di ciò che spaccia. Insomma. Il Comando Generale della Guardia di Finanza apre le porte dell'Accademia ai giovani intenzionati ad avviare una carriera militare nelle Fiamme Gialle. Ma come e cosa bisogna fare per accedere a concorso? Lo abbiamo chiesto al tenente Claudio Vito Santoro del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria. Sentiamo. Dal 3 gennaio 2014 è stato pubblicato il bando di concorso per l'arruolamento in Accademia. Sono disponibili 53 posti da allievi ufficiali e i requisiti essenziali sono la maggiore età, ovvero aver compiuto il 17° anno di età alla data del 1 gennaio 2014 e non aver superato il 21° anno di età. Il requisito essenziale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, già conseguito o da conseguire nell'anno corrente. Il bando è disponibile sul sito della Guardia di Finanza, la scadenza del bando appunto è il 3 febbraio 2014 e la domanda va compilata esclusivamente in modalità telematica proprio attraverso il sito www.gdf.it. Può essere consegnata anche presso i comandi della Guardia di Finanza o direttamente online? No, c'è una specifica procedura telematica che prevede la compilazione della domanda, la stampa e il successivo inoltro al centro reclutamento della Guardia di Finanza. Ecco, comandante, vogliamo ripetere la data ultima? 3 febbraio 2014. E allarme per la presenza di sostanze chimiche negli indumenti di neonati e bambini. L'allarme viene lanciato da Greenpeace, che ha chiesto un intervento immediato del governo. Vediamo il servizio. Sostanze chimiche pericolose nei vestiti e nelle scarpe per bambini di note marche di abbigliamento. Lo rivela Greenpeace con lo studio Piccoli mostri nell'armadio, ricerca in cui sono stati testati 82 articoli per bambini di marchi popolari, sportivi e di lusso, acquistati in 25 paesi ed esaminati in laboratori indipendenti accreditati. L'allarme lanciato è stato raccolto in un'interrogazione al Ministro della Salute presentata da un gruppo di senatori democratici, prima firmataria Patrizia Manassero. Sui prodotti in esame sono state riscontrate sostanze come il nonifenolo etossilato, composto organico di sintesi utilizzato come tensioattivo, che ha sollevato preoccupazioni crescenti dal punto di vista dell'impatto ambientale, al punto da essere limitato in Europa e bandito dai prodotti da bucato negli Stati Uniti. Questa sostanza è stata trovata in 50 prodotti su 82, a livelli che vanno da appena 1 mg per chilogrammo fino a 17.000 mg per chilogrammo. Gli ftalati, una famiglia di composti chimici usati nell'industria delle materie plastiche, sono stati trovati in 33 campioni dei 35 che presentavano stampe utilizzate per le magliette in serigrafia. Dal 2003 sono oggetto di controversia. Alcuni studi sembrano mostrare che siano in grado di produrre effetti analoghi a quelli degli ormoni estrogeni, causando una femminilizzazione dei neonati maschi e disturbi nello sviluppo genitale. Altre sostanze pericolose riscontrate sono stati i composti organostannici, di cui è stata dimostrata la tossicità per il sistema immunitario, e l'antimonio, che presenta sintomi clinici di avvelenamento simili all'arsenico, di cui è stata riscontrata traccia in 36 articoli. Abbiamo chiesto al ministro, ha detto Patrizia Manassero, come intenda procedere per svolgere un ruolo attivo nel garantire ai consumatori, in particolare ai bambini, di poter vivere in un mondo libero da sostanze chimiche pericolose.
L'impegno dovrebbe essere seguito da una serie di politiche e regolamenti con obiettivo a breve e medio termine per il bando della produzione e l'uso di queste sostanze, dopo aver elaborato una lista dinamica di quelle che richiedono un'azione immediata e un registro pubblico dei dati sull'emissione e le perdite di sostanze pericolose. I senatori, considerati anche i risultati di questo rapporto, in cui ogni marchio presenta uno o più prodotti per bambini contenenti sostanze pericolose, hanno anche richiesto un appoggio per la campagna Detox, promossa da Greenpeace nel luglio 2011, che prevede l'impegno all'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose entro il 1 gennaio 2020. Proseguono a pieno ritmo i lavori nella zona dell'ex LAI, destinata a diventare un'area residenziale e commerciale, stiamo parlando nella città di Ovada. Il servizio di Bruno Mattano. Trasformazione positiva della vasta area ex LAI di via Volti ad Ovada, dove i capannoni dismessi che venivano chiamati ecomostro sono da tempo scomparsi e oggi si lavora a pieno ritmo per realizzare la prevista area residenziale all'insegna del futuro, unitamente ad un'area commerciale contenuta. La prima realizzazione è il previsto supermercato, dove si lavora a pieno ritmo per la prossima inaugurazione. Sul progetto della grande distribuzione non mancano le polemiche nell'ambito del commercio vadese, smorzate dal fatto che non si tratterà di un insegnamento nuovo, ma di uno spostamento di sede, anche se con maggiore possibilità operative di un supermercato già esistente in città. Ma abbiamo sentito a tale proposito l'assessore alle attività economiche Silvia Ferrari. È sicuramente positivo, è positivo perché l'intervento di recupero che sta procedendo anche abbastanza celermente comunque viene accompagnato da un intervento anche sulla viabilità, in modo che l'esistenza di una media distribuzione di vendita, perché ricordiamo non è una grande distribuzione ma una media distribuzione di vendita, quindi con una superficie massima di 1200 metri quadri, ed è un trasferimento da un posto all'altro, quindi non è l'apertura di un nuovo punto di vendita. Chi sta operando ha anche, voglio dire, attenzione alle viabilità, in modo tale da non creare congestioni di traffico, da non creare pericoli anche, voglio dire, ai pedoni, perché è stato previsto anche un buon passeggio pedonale ed è stato previsto proprio una confluenza alternativa per l'accesso alla distribuzione. Quindi sicuramente questo spostamento secondo me è positivo, perché per quanto riguarda sicuramente la questione viabilità è stato studiato proprio in maniera assolutamente attenta. E per quanto riguarda la distribuzione, ripeto, non è una nuova apertura ma semplicemente un trasferimento, quindi ritengo che non porti, voglio dire, problemi al commercio cittadino, perché è semplicemente una distribuzione che si trasferisce da un luogo ad un altro, non è una nuova apertura, e quindi la situazione sostanzialmente rimane invariata, se non appunto dal punto di vista della viabilità, che io ritengo molto positiva. Da Ovada a Novi Ligure, dove Maurizio Silvestri con i suoi 3 minuti icone è andato al mercato che si tiene settimanalmente a Novi Ligure per vedere, ma soprattutto per sentire gli umori degli ambulanti in questa fase della crisi economica e commerciale. Vediamo. Allora, oggi 3 minuti li dedichiamo qui a Novi Ligure. Ho subito bloccato una bella ragazza perché lei è al banco qui di abbigliamento? Abbigliamento, sì, allora, esatto. Senti, secondo te il 2014, la tua previsione, come la vedi? Crisi, crisi, crisi. Anche del 2014? Sì. Anche se dicono che ne usciremo presto? No, anche nel 2015, crisi, crisi, crisi. E tu sei tutte le settimane qui, devi pagare il suolo pubblico e certo, tutto? Certo, certo. Quindi di spese ce n'è? Certo. Muovere il camion e tutto? Molte. Le previ... Così si muove. Ah sì? Ah no? Senti, qui dice di no, perché no? Va bene? No, non va bene. Dobbiamo cercare di farla andare bene. Dobbiamo mettercela tutta, ma sempre noi? Purtroppo è noi che ci tocca, sempre la parte lavorativa che ci tocca. I signori sono sempre, i signori stanno sempre meglio, non hanno problemi. Siamo noi poveri disgraziati che dobbiamo tirare il carretto. Speriamo che insomma sia un anno un po' meglio di questo. Quest'anno è passato, dicono che ci sarà un miglioramento, speriamo. Speriamo, cosa vuol dire, speriamo. Ah, disastro. Anche il 2014. I segnali di positivo non se ne vedono. Nemmeno di ripresa? Assolutamente, anzi. Siamo
siamo in fase calante ancora. Quindi possiamo dire che... Perché... Secondo la mia esperienza. Beh, certo, ma da quant'è che sei sul mercato? 40 anni. E quindi detto da uno che ha 40 anni che è sul mercato. Sul mercato, sì. Quindi si può capire benissimo che la ripresa non c'è ancora. Non c'è ancora, sono tutte chiacchiere. E poi lo vediamo dalla gente che... Cioè, passeggia e non comprano. Ho chiesto un po' ai giovani, un po' ai commercianti, come lo vedete voi il 2014? È vero questa ripresa o no? Chi lo sa? Ci crede poco? Noi usciamo poco di casa, quindi... Ma meglio così, spendete poco e le palanche rimangono. Abbiamo già tanti, da pagare tante tasse che... È un disastro. Comunque speriamo, ma non lo so. Speriamo bene, soprattutto per i giovani, speriamo. Bravo, per il futuro dei giovani, bravissimi. Per il futuro dei giovani e i pensionati che mantengono. Cercano di fare il possibile risparmiando su tutto. Certo, ce la mettiamo tutta. Allora, facciamo questa chiusura che vedete che è una chiusura che tutti dicono nel 2014 sarà questa grande ripresa, per ora almeno qua a Novi Ligure questa ripresa pare non ci sia. Ma noi vi terremo informati durante tutto questo arco dell'anno e vedremo se piano piano un piccolo miglioramento ci sarà. Noi ci vediamo agli altri prossimi 3 minuti e ciao e grazie per il vostro ascolto. Bene, siamo arrivati alla pagina sportiva. Domenica prossima il calendario di C2, divisione C2, prevede l'incontro dell'Alessandria sul terreno del Castiglione per confermare i grigi, per confermare la sua posizione in classifica. Esordio dell'Alessandria del difensore Ferrani, rientreranno alcuni dei titolari assenti domenica scorsa con il Monza. E poi in Serie D il Deltona intersperta Lavagna, la Novese affronterà in casa il Chiavari, nel campionato di eccellenza invece si gioca il derby fra Acqui, che è prima in classifica, e la Valenzana seconda. Castellazzo affronterà in casa il Saluzzo, Olmo, Libarna e Cinisia, Tortona, Villa Alvernia, e quindi poi dopo sentiremo subito dopo la pagina sportiva come sarà il tempo nelle prossime ore e soprattutto le notizie utili. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Dopo la presentazione ufficiale dello sponsor R23, i grigi si preparano ad affrontare in trasferta il Castiglione. Dopo l'ennesimo test fisico, mister Luca D'Angelo, allenatore dell'Alessandria Calcio, sembra essere più sollevato, soprattutto dopo aver avuto certezza di alcuni rientri come Cammarotto in difesa, l'esordio pure in difesa di Ferrani, mentre in attacco potrebbero esserci delle novità, il rientro di Marconi e di Taddei. Sentiamo il presidente dell'Alessandria, Luca Di Masi. Marconi speriamo che rientri in campo domenica, comunque dovrebbe rientrare, rientra Julien Rantieri, rientra Cammarotto dalla squalifica, dovrebbero rientrare anche altri, anche Taddei stesso sta meglio, questa settimana potremo rivederlo, quindi i ranghi saranno un po' più completi, è quello che da adesso in poi speriamo di avere sempre. In attacco alle spalle di Morga e di Rantier ci sarà Cavalli, l'autore del super gol di domenica scorsa al Monza. Domenica andiamo a Castiglione, sarà una battaglia perché sanno il nostro potenziale e quindi si difenderanno un po' tutte, però a parte le prime sono gli altri che secondo me devono temere noi, non noi gli altri. Sulla lunga panchina ci sarà anche Riccardo Taddei, il fantasista, il quale durante l'amichevole con l'Arquatese dell'altro giorno è sembrato pronto, anzi ha realizzato anche 2 gol ed è vanioso di scendere in campo.